Dopo aver sostituito la pompa dell'acqua alla nuova Nord Affari, che ancora voglio ringraziare per la cortesia e l'efficienza, ci siamo diretti, abbiamo lasciato Brusnengo e ci siamo diretti a Borgo Sesia. Abbiamo percorso tutta la Val Sesia sino ad arrivare ad Alagna. Un paio di chilometri prima di arrivare al paese di Alagna, sulla destra c'è un'area di sosta, di cui sinceramente non ricordo nemmeno il nome, in un campo completamente al sole e attaccati come sardine. Di conseguenza abbiamo detto no. Siamo arrivati sino in paese e 200 metri prima del paese c'è il camping di Alagna, dove ci siamo invece fermati. Il campeggio, come potete vedere, ha molte piante, perciò ci sono molte piazzole completamente all'ombra o parzialmente all'ombra. Questa è la zona di carico-scarico, quella sullo sfondo invece sono i servizi con i bagni e le docce. Là in fondo possiamo vedere un'area sosta per i camper, molto ombreggiata. Questa è l'area gioca dei bambini, che è interdetta ai veicoli a motore, molto ampia. Qui ci stiamo dirigendo verso l'uscita del campeggio, quello era sempre il blocco dei servizi, questo è il parcheggio per le autovetture, per chi ha le tende e le roulotte. Questa è la strada per poter uscire, questa qui di fronte è la direzione. Il costo per un camper e due persone è di 30 euro al giorno. Considerando che l'area di sosta che vi menzionavo prima, completamente al sole e uno attaccato all'altro, costava 15 euro al giorno, e non so se la corrente era compresa o meno, perché come ripeto non ci siamo andati, decisamente 30 euro al giorno per stare in campeggio con le comodità e i servizi che dà il camping Alagna, per noi è stata la scelta ottimale. Dall'uscita del campeggio per raggiungere il centro del paese ci sono circa 300-400 metri a piedi da fare lungo questa strada, dove si possono ammirare delle bellissime case, alcune in stile prettamente montano, altre un attimino più moderne. In paese erano presenti dei militari, come potete vedere, infatti c'era una manifestazione con gli alpini. Lungo la strada si possono trovare negozi di vario tipo, fino a raggiungere poi la piazza della chiesa, con una piccola piazzetta molto carina, dove ci sono dei bar, dei tavolini all'esterno dove ci si può sedere. A noi sostanzialmente Alagna è piaciuta molto. Devo dire, uno dei più bei paesi di montagna che ho visto sulle nostre Alpi, e vi assicuro che ne ho visti tanti. Poi, come sempre, è una questione di gusti. Ci siamo trattenuti un paio di giorni e poi siamo ripartiti per un'altra destinazione. Per adesso questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao, arrivederci.